per me, come per tanti altri, in particolare i bambini. Vedere persone come loro che non mollano e ce la fanno. È unico. Nessun libro, nessuna lezione appresa a scuola ti può dare la stessa ispirazione che senti quando assisti a qualcosa che credevi fosse impossibile. Il momento prima di gareggiare alle Paralimpiadi è pietrificante. Appena tocchi quell'acqua fredda pensi, ci siamo. E il prossimo minuto sarà forse il minuto più importante di tutta la mia vita. Voglio che quante più persone al mondo vedano le Paralimpiadi, perché se i miei genitori lo avessero saputo quando avevo 3 anni, avrebbero avuto molta più speranza in ciò che possono fare le persone disabili. Perché amo correre e saltare? È come se scappassi da quello che è successo. Io corro per scappare. Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, è la vita. E questo vale per tutti. Io l'ho imparato molto presto. Ricordo che quando ero più piccolo ho visto mio fratello arrampicarsi su un melo. Volevo arrampicarmi anch'io e ricordo che mio padre ha detto: va bene, prova pure, arrampicati. Solo che se ti arrampichi poi dovrai scendere da solo. Sono rimasto bloccato lì 40 minuti. Ma non mi hanno aiutato e io mi sono buttato giù. Ho imparato una lezione davvero preziosa. Anche se non ho le braccia, posso comunque fare tutto quello che fanno gli altri. Quando sono tornato ho visto una sedia a rotelle per la scherma e ho chiesto: ragazzi, che cos'è? Non è scherma, è una cosa per disabili. Non voglio fare una cosa per disabili. Mio padre mi legò il fioretto alla mano con lo scotch. Iniziai a tirare di scherma e mi innamorai di nuovo. La mente deve essere sgombra e pronta a tutto. La cosa che amo veramente è che se vuoi vincere non puoi aver paura. E io adoro vincere. Con la maschera vedi il mondo in un modo diverso. E il mio mondo preferito è con la maschera addosso.